Carissimi amici, benvenuti all'intervista, perlomeno il titolo dovrà essere presentato in modo serio, Cultura Web TV, l'intervista Giulia Luz, che potete vedere Ciao qui a tutti. Accanto a me. La casa discografica editrice che vogliamo pubblicizzare è la Music Force, che ha prodotto l'ultimo CD di Giulia. Al di là delle cose serie, Giulia, cosa hai fatto oggi? Allora, stamattina sono andata al lavoro, perché io in realtà faccio un altro mestiere per campare banalmente, e che però è comunque artistico, perché è organizzazione di eventi, quindi comunque sempre di arte si parla, anche se in una maniera differente. E solo che stamattina, quando mi sono svegliata, mi hanno suonato alla porta perché avevo messo male la macchina e dovevano passare l'asfalto. Quindi, cioè, tipo, è partita malissimo la mattinata, Vabbè, non c'è di per cui peggio. sono, cioè, una cosa brutta, quindi sono andata a corsa praticamente a spostare la macchina e poi sono andata al lavoro. Bellissimo. Però ho pensato che mi dovevo prendere un cornetto per riprendermi da questa cosa, quindi sono passata al bar, mi sono presa il cornetto e sono andata a prendere il caffè in ufficio. E sei arrivata tardi. Chiaramente un quarto d'ora più Beh, il tardi. cappuccino, il cornetto, vabbè, ci poteva quella stare, è tappa cioè. fissa. Cioè, hai presente il lunedì, proprio quello che non deve succedere il lunedì mattina, è successo tutto stamattina praticamente. Senti, ma come ti è venuto in mente di cantare? Allora, io dico sempre che è un po' colpa di mia madre, perché, cioè, mia madre praticamente, a parte che mia madre è una di quelle persone che non è intonatissima, però, cioè, sia mia madre che mio padre non sono molto intonati, però pensano di avere una bellissima voce, quindi cantano sempre. Cioè, io passavo, penso, tutta la mia infanzia a sentire uno che cantava. Poi mio padre aveva dei gusti musicali meravigliosi, Cugini di Campagna, I Nuovi Angeli, Gli Alunni del Sole, cioè, quindi proprio, non so, pietre miliari della musica italiana. E mia madre, vabbè, invece è molto più pop, e quindi aveva, vabbè, dei grandi cantautori. Comunque cantavano sempre, quindi prima o poi, insomma, anch'io dovevo far uscire qualche nota, Tu seguivi più i gusti di inevitabilmente. tuo padre o più di quelli di tua madre? Cantavano cose simili, no? Generi completamente diversi. Questo è un Battisti. grande dubbio, perché, cioè, mio padre c'ha anche tutta una parte, mio padre che è emiliano, c'ha anche tutta la parte, lo zoccolo duro emiliano, tipo Ligabue, i Nomadi, che a me piacciono molto. Mia madre c'ha tutto il trash invece, quindi, cioè, che Vabbè, anche però questo lì. martellamento continuo ha prodotto qualcosa di positivo, perché poi alla fine ti Per sei messa a forza, cantare. perché ad un certo punto, secondo me, mi sono stufata di sentire campane che suonavano, allora ho iniziato a cantare anch'io. Che vabbè, ero un pochino meno campana di loro, però all'inizio, anche io prima di studiare, avevo una bella canna, come si suol dire. Ma è vero che hai iniziato al liceo? Sì, ho iniziato al liceo con il coro, cioè proprio, sai, il film americano, cioè tipo la cantante che va al coro, fa finta che non gli piace, no, vabbè, non so se è cosa per me, poi si appassiona, cioè proprio ho fatto una cosa da manuale. Cioè? Cioè proprio un giorno stavo con il mio migliore amico e dicevamo che cosa andiamo, dobbiamo fare un corso extracurriculare. Che corso andiamo a fare? Abbiamo visto, c'era teatro, però c'era tanta gente, c'era informatica, però non ci andava di stare seduti. A un certo punto c'era coro, eravamo io e lui, abbiamo detto, vabbè, andiamo a vedere che cos'è questa cosa. E sono entrata, che era il primo anno di liceo, e praticamente sono uscita che stavo all'università, quindi cioè, sono Quindi stati anni e anni praticamente. mi segno al coro perché non si sta seduti. Primo. Sì, esatto, cioè l'idea era questa, cioè, nel senso, non si sta davanti a uno schermo. Guadagno crediti, quindi comunque, cioè nel senso, un aiuto per la promozione, allora il coro è andata. Dici poi non è così complicato. P Avevi poi già una bella voce. tra me e lui, quello che cantava era lui, mica io. Poi lui adesso sta in convento e si sta facendo prete, quindi ha preso proprio Vabbè, il un coro, altro continua il strada. coro, insomma, Sì, continua a cantare. esatto, continua, Ma io qui ho una continua. cosa qui che mi è arrivata Sì? qui in redazione, Giulia Luz.
Posso controbattere? Certo. Anch'io ho una cosa qua. No, Ah, anche tu. Ma dai. vabbè. Guarda, pazzesco! Ma poi c'è Non un te l'avresti logo, a mai parte aspettato. il logo che potete vedere sopra in sovraimpressione, la Music Force, è questa casa editrice. Andate a vedere il sito musicforce.it. E ci sono 8 brani, vedo, insomma, dai, i titoli li ho sentito più volte in questi giorni, mentre passavo il tempo qui nello studio, ho detto sentiamo che ogni tanto arrivano le cose. Io ti dirò che mi sono sempre fermato quelle 3-4 volte che ho rimesso il CD nel tempo, mi sono fermato sempre su Oggi mi chiamo Giulia perché orecchiabile. E mi sono sentito Sì. bene. Adesso purtroppo per motivi di diritto d'autore, e a me questa cosa piace poco, perché anche se la casa editrice e il diritto d'autore chiaramente per l'opera dell'ingegno è tutelato, eccetera, e la casa editrice è svizzera, cioè l'agenzia di Lei, collecting, sì. diciamo, è svizzera, però essendoci un bollino SIAE, la SIAE poi alla fine pretende, capito? Quindi, Certo. ecco, quindi magari più là riusciremo anche a mettere, comunque ci sono dei video su YouTube, anche questa canzone, io l'ho ritrovata anche su Sì, YouTube, anzi, in realtà carinina. sul sito che dicevi prima di Music Force, il buon Alessandro, che imparerete a conoscere piano piano, ha fatto una meravigliosa pagina su di me, dove ci sono YouTube, Amazon, cioè tipo ovunque mi volete ascoltare sarò il vostro peggiore incubo. Su quella pagina di Music Force trovate tutto E praticamente. infatti anche lì ho trovato il video di YouTube, carino, con diverse protagoniste, insomma. Ci Sì, sono diverse sì, donne in quel video, molto sì. carino. Era organizzata quella cosa o è stata improvvisata? Nì, nel senso che era organizzata perché un minimo comunque dovevo, insomma, avevo quest'idea che avevamo poi elaborato insieme ad Alessandro. E non so se infatti notate qualcosa, vedete il video, lo sfondo ricorda qualcosa perché non l'abbiamo girato qua. Ed effettivamente è stato un po' organizzato perché comunque ci dovevamo mettere d'accordo. E dall'altra parte invece tutte le persone che c'erano sono anche mie grandi amiche, quindi è stato quasi un po' un ritrovarsi, due saluti, un biscotto, un'aranciata, ciao, come stai? Tutto bene? Senti così. Quindi è stato quasi più una festa a un certo punto che un, diciamo, un vero e proprio set. Ma lo sai una cosa strana, no? Io leggevo un po' la tua biografia artistica interessante, che dopo gli studi Giulia Luz inizia ad affacciarsi sulla scena artistica romana proponendo i propri pezzi presso diversi teatri off, tra cui Teatro Lo Spazio. E se tu sei stata, ma in che anni sei stata al Teatro Lo Spazio? Allora, io Teatro Lo Spazio ci ho fatto diverse cose e ci sono stata, diciamo, maggiormente tra il 2011 e il 2014. Ma noi ci siamo stati prima, noi organizzavamo eventi lì, pensa, il Ah, ma mercoledì, dai. sì, il mercoledì Però sera. c'era sempre, oddio, non mi ricordo come si chiamava, il direttore Francesco. Ho perso i nomi, sì, Eh sì, vabbè, Francesco e comunque l'altro, mi sì, sa che era sempre lui. erano Erano loro due, sì. in due. E no, è stato carino perché un teatro minimalista, molto Sì. essenziale, crudo, E però. sai cosa mi è piaciuto a me di quel teatro? Noi abbiamo fatto uno, diciamo, dei lavori di cui io vado più fiera e che prima o poi vorrei riprendere, perché secondo me quando l'ho presentato era ancora un po' immaturo, anche a livello di drammaturgia. Era uno spettacolo che avevamo fatto praticamente incrociando, diciamo, unendo un testo teatrale con le musiche di Lucio Dalla, Bellissimo. riarrangiate e suonate da un artista polistrumentista. E il teatro Lo Spazio mi era piaciuto tantissimo perché noi lo spettacolo l'abbiamo poi creato intorno a tutto il teatro. Sì. Quindi gli spettatori erano praticamente quasi potevano girare le sedie perché avveniva tutto intorno. È E quello a fantastico. me è piaciuto tantissimo del teatro Lo Spazio, il fatto che tu non è che avevi il palco e la platea, però avevi una serie di spazi, appunto, come dice il nome, dove sviluppare la drammaturgia. Poi ci sono anche il Teatro dell'Orologio, il Teatro Manhattan e contemporaneamente, anzi, hai anche ricoperto ruoli secondari in pièce teatrali. Insomma, hai fatto
piace? Sì. Poi io sono stata anche dietro le quinte, ho iniziato, da lì è nata la mia passione, poi l'altra grande passione che è l'organizzazione di eventi, perché ho iniziato a fare l'assistente alla regia, quindi da lì tutta l'organizzazione mi ha conquistato, ecco. Quanto ti ha preso questa cosa? Cioè, ti piace tanto? Sì, tantissimo, cioè proprio a me, cioè il fatto di organizzare penso che sia una delle cose che mi piace di più. Poi in quel contesto organizzare all'interno dei teatri, organizzare le prove, cioè anche il rapporto con gli attori, poi più avanti l'ho fatto anche sul set, è comunque qualcosa che mi gratifica tantissimo. Senti, intanto mentre voglio mostrare di nuovo la copertina qui, cambio canale, che la sento un po' in sintonia con quello che è il nostro pensiero, la nostra mission qui a Cultura Web TV. Ottimo. Questo è il tuo primo lavoro? Sì, questo è il mio primo lavoro da solista. Infatti si sente nella mia voce un sacco di paura, secondo me. E allora diciamolo. Allora, qui c'è il bollino SIAE, potete vedere, insomma, Giulia Luz, cambio canale, edizioni Music Force, musicforce.it. Perché cambio canale? Cioè, che c'entra? Allora, vuoi la storia strappalacrime o vuoi la pura verità? È quando una donna si taglia i capelli che Capito? cambia vita, e fa tutto. Cioè, queste cose qua, tipo, è Così è stato un così. momento difficile. Cioè io la vedevo Allora, come una cosa. guarda, la pura verità è che il titolo me l'ha proposto Alessandro. Il produttore appunto di Music Force mi ha detto: io avevo in mente per te questa canzone che si chiamava Cambio Canale. Io quando, diciamo, caso vuole che in quel periodo io stavo attraversando un momento di cambiamento importante perché avevo scoperto di avere una malattia agli occhi, quindi insomma ho dovuto rivedere un po' delle abitudini anche proprio come schermi, anche sul lavoro, e quindi a un certo punto il fatto che questo brano sia arrivato insieme il titolo, chiaramente, proprio in questo momento, diciamo, mi ha fatto effettivamente capire il valore del cambiare canale, cioè che magari io stavo vedendo una determinata cosa in un modo, poi attraverso la musica sono riuscita a cambiare canale, però l'input è stato di Alessandro. Senti, però al di là del brano che magari è stato anche proposto, no, dalla casa editrice, leggo che tu hai scritto diversi brani inediti, cioè li hai curati tu Sì, i testi poi. li ho curati sempre insieme al supporto di Alessandro e di Andy Micarelli, che è l'arrangiatore, perché comunque io sono fermamente convinta che in qualsiasi cosa uno faccia, una cosa è fondamentale, che è la competenza. E io affacciandomi appunto per la prima volta in questo mare, poi che è la discografia, ma anche diciamo i pezzi da solista, ho voluto dare del mio, ma sono stata supportata da due persone che comunque lavorano in questo campo da tantissimi anni. Professionale, certo. Eh sì, perché comunque la competenza per me è fondamentale, quindi insomma, avere il loro supporto è stato, insomma, non ci sarei riuscita da sola, sicuramente. Beh, tra tutti i brani dell'album, qual è quello che rispecchia di più te stessa, insomma? O sono tutti biografici? Allora, guarda, io non so se tu l'hai sentito, ma io penso che a parte, vabbè, cambio canale, sicuramente parla di me di una parte profonda. Io credo che quello che mi rappresenta di più è Sale addosso, perché Sale addosso, non so se l'hai sentito, Sì, ma è sì. praticamente sai il tormentone estivo che tu odi quando senti alla radio? Cioè, quello sono io praticamente, cioè io sono praticamente quello. Infatti tutti adesso noi possiamo essere un pochino più sciolti, ma magari le altre testate mi dicono qual è il brano che ti rappresenta di più. Io a volte mi vergogno perché penso che è la canzone più corta, quella che comunque sembra il tormentone estivo, ma in realtà è quella che secondo me mi rispecchia di più. Quindi, perché è frizzante, è divertente, fa ridere, quindi la sento più mia. E cosa avete in programma adesso, visto che comunque con le riaperture delle regioni, la possibilità, diciamo, di potersi esibire, è cambiato qualcosa? Cioè.
Allora, guarda, sai che non lo Qualche so, perché progetto. proprio di oggi che diciamo si iniziano un po' a riaprire Veramente. determinate questioni, quindi non ho ancora capito dal punto di vista dei live come funziona la cosa. Sicuramente è il mio programma fare dei live perché io poi parto dalla musica, dal teatro, cioè il teatro più live di così non si può, quindi per me il concetto di spettacolo live è fondamentale. E, detto questo, diciamo che immediatamente penso che uno dei prossimi progetti sarà produrre i nuovi videoclip estivi. Quindi su Perfetto. E questo, ci ecco, manderai siamo. qualcosa? Ah, Considera beh, che non certo, ma io finisce penso che qui. poi uno sarà di sale addosso, quindi insomma, per come te ne ho parlato, diventerà un videoclip praticamente che J-Ax scansate, cioè nel senso, come a livello proprio di trescitudine, passami il termine. Io ti faccio tantissimi auguri. Intanto voglio ricordarvi, insomma, Giulia Luz, Cambio Canale, Edizioni Music Force. E cercate intanto il brano, tanto per un assaggino, visto che c'è integrale tutto il brano. Oggi mi chiamo Giulia, lo trovate su YouTube. E da lì. Poi a me trovate anche su Facebook, su Instagram, basta che cercate Giulia Luz e ci sono tutti i miei profili dove vi potrò stalkerare e aggiornare con le varie novità, i videoclip che usciranno, eventuali live. Bellissimo, l'invito è anche quello di iscrivervi al canale YouTube dove posizioniamo tutti i video delle registrazioni o delle live che facciamo, e così da poter seguire anche Giulia, perché speriamo poi di averla con noi anche in diretta venerdì o sabato e Ah, magari ma sentire anche volentieri. la sua voce. Ah, quello volentieri, Eh? così la silenzio dice niente. Sì. Tanto uno canta a cappella, quindi. Capito? Magari sabato sera se vuoi, se sei più libera, perché il venerdì mattina credo che tu lavori. Eh sì, il sabato sera potrebbe essere una buona idea. Dai, una rubrica simpatica, la mucca pazza, accade di tutto. E ti aspettiamo lì sabato alle 22, poi ci confermerai così magari ci organizziamo qualcosa prima, per sabato. Ok, va Noi ti bene. Adesso non so ringraziamo se questo o tantissimo. quello dopo, però uno di Vabbè. questi sicuramente sì. Va bene, dai, tantissimi auguri per la tua carriera artistica, un abbraccio grandissimo. Grazie mille, Gianna, grazie di avermi ospitato e grazie a tutti quanti, chiaramente. Buonasera, arrivederci, grazie a tutti. Grazie a te, ciao.